l'epilogo, che è quasi una leggenda ormai, di questa Leg 11, l'ultima tappa del Giro del Mondo. 24 giugno, sono le 13, guardate, si guardano a distanza di pochi metri gli equipaggi di Brunel e Mapfre. A colpi di strambate gli spagnoli stanno superando gli olandesi, ma guardate questa immagine dall'elicottero. L'albero che vedete è quello di Dongfeng, l'inquadratura ora si allarga. Dongfeng ha scelto una rotta incredibile, più a est di tutti gli altri, e stanno arrivando all'incrocio dopo una lunga notte su bordi diversi. Questi sono Mapfre e Akzo Nobel. Nel frattempo Mapfre ha superato Brunel, eccolo qui, lo vedete, gli olandesi in questo momento hanno perso il vantaggio che avevano conquistato lottando tutta la notte sullo stesso bordo, ma chi è in vantaggio adesso sono loro, Dongfeng, la barca cinese e francese dello skipper Charles Caudrelier. Questa è l'ultima boa, lo vedete, alla boa 3 si presentano con mura dritta i cino-francesi di Dongfeng. Come si è arrivati a questo? È la scelta forse più spettacolare dello sport della vela negli ultimi mesi. Stiamo parlando quasi di una sorta di match race oceanico o comunque offshore. Queste immagini fanno capire, le barche erano arrivate dopo vari giri all'interno tra Göteborg, Aarhus e la Norvegia, sotto costa alla Norvegia c'erano due scelte da fare, o scendere giù e costeggiare questo dito, vedete che è proprio la costa della Danimarca, e poi diventa Belgio, Germania e Olanda. Attenzione a questa parte indicata adesso dal cerchio, che è praticamente una serie di zone interdette alla navigazione, le intravedete, quindi non si può andare dritti come indica questa linea retta blu, non si può fare una rotta diretta verso l'arrivo a Diag, all'Aia, ma si può arrivare o da nord o da ovest, diciamo così, o da est. Facendo ovviamente un po' di strada apparentemente in più, ma avendo un bordo più buono all'arrivo. Attenzione adesso a questo documento eccezionale. Siamo a poche ore prima e siamo a bordo di Dongfeng, la barca che ha fatto questa scelta. In primo piano il navigatore Pascal Bidegorry, alle sue spalle, eccolo, lo skipper Charles Caudrelier. Questo è il momento chiave a bordo della barca, una delle tre barche, sapete, erano tre, Mapfre, Brunel e Dongfeng, per l'appunto, che erano a pari punti all'ultima tappa del Giro del Mondo. Pensate, dopo 45.000 miglia e 9 mesi sono arrivate allo stesso punteggio e quindi la prima classificata di quest'ultima tappa, una tappa relativamente breve di 700 miglia lineari, ma circa 1.000 miglia considerando i vari giri e le varie boe. Ebbene, Pascal Bidegorry, guardatelo, stressatissimo con gli strumenti, hanno fatto questa scelta radicale. Ovviamente ha anche sonno, perché immaginiamo che non abbia assolutamente chiuso occhio Pascal Bidegorry, lo vogliamo ricordare, uno dei tanti nomi francesi della vela oceanica, al suo attivo una vittoria nel Figaro, che è insomma l'università della grande vela oceanica francese, ma anche vittorie alla Transat Jacques Vabre. That is a bit crazy. We are sailing racing than nine months. Ma certo, dal volto che lui ha e anche dalle analisi che in quel momento le telemetrie stanno dando, i satelliti stanno dando, loro in quel momento sono indietro rispetto agli avversari, hanno perso, addirittura sono arrivati a 44 miglia di ritardo secondo il satellite rispetto agli avversari. Sentiamo un po' in diretta quello che succede a bordo. Caudrelier, lo skipper, si sta rivestendo. The wind for the other one. Sta spiegando quello che hanno deciso di fare insieme al navigatore. Intanto sentite i rumori in coperta, i quattro che sono intorno stanno continuando a cazzare, lascare le vele. We win or we lost of 2 hours, but not one half an hour because we'll have more regret. Alors, wait and see, cross finger. Wait and see, dice Charles Caudrelier. Ed eccolo cosa succede dopo un po', il wait and see. Quello che succede è che a quella boa, la boa numero 3, la boa finale prima del traguardo, loro, eccoli qui, questa è Marie Rieu, olimpionica a Rio 2016, la prodiera di Billy Besson sul Nacra 17, al timone c'è Stu Bannatyne, un altro grande esperto del Giro del Mondo, ai coffee Caroline Brouwer,
Marie Rioux e Caroline Brouwer, a sua volta Caroline Brouwer, due Olimpiadi in laser e 470, saranno le prime donne a vincere, sono in questo momento, lo sanno, stanno ormai capendo, comprendendo che stanno andando a vincere la Volvo Ocean Race, ma ancora non hanno visto gli avversari. Qui vedete che Marie Rioux saluta la prima guardia costiera olandese e anche Caroline Brouwer addirittura fa una foto con il telefonino alla guardia costiera, questo gommone della guardia costiera che si è fatto incontro, e poi subito dopo, eccola qua, Brouwer, lo vedete sulla schiena, torna a girare i coffi, a faticare, a sudare. Si intravede intanto la costa di Scheveningen, la costa belga e olandese, dove tra l'altro si svolgerà tra poco il campionato europeo Optimus. C'era anche la squadra degli azzurrini con Marcello Meringolo lì ad aspettare l'arrivo della flotta. L'abbiamo vissuto come se fossimo a bordo di Dongfeng, la barca che sta per vincere. Le barche sono aumentate intorno, non c'è più solo il gommone della guardia costiera, lo vedete, guardate quante sono adesso a fare da cornice, da corona, da schiera, da scorta a questa barca rossa, a questa barca cinese. Dongfeng, pensate, è una fabbrica cinese di autoveicoli e veicoli industriali, enormi truck, praticamente concorrente di Volvo, potremmo anche dirlo, quindi un nome importante, industriale, che tra l'altro ha fatto un programma con il Dongfeng Race Team che dura da 7-8 anni. Il capo di questo programma dal punto di vista manageriale, guardate la spiaggia di Scheveningen intanto colma di curiosi, di appassionati, di gente, di barche che poi sono uscite fuori, è sempre più enorme la cornice di barche che sta seguendo, ma ormai lo vedete che sulla prua di Dongfeng c'è ormai la linea d'arrivo, tra pochissimo ci sarà il taglio della linea, l'elicottero è proprio a piombo sulla barca, e sullo sfondo avete visto Akzo-Nobel e Mapfre, le due vele che stanno arrivando a ormai mezzo miglio, un miglio di distacco, eccolo qui, il taglio della linea. Queste immagini molti di voi le hanno vissute nella diretta streaming, e devo dire che c'è stato un autentico boom anche di ascolti su Seili, sul magazine, per la diretta streaming assicurata dalla produzione della Volvo Ocean Race, che ha lavorato benissimo, immagini splendide, commenti puntualissimi, la gioia, lo vedete, Caroline Brouwer è l'unica olandese a bordo, tra poco tirerà fuori anche la bandiera. Sentiamo però in mezzo a questo grande trambusto anche il parere dei due italiani, Alberto Bolzan e Francesca Klapcic, il loro racconto di questa Volvo Ocean Race. È una giornata strana, e ricchissima di emozioni, abbiamo fatto un recupero incredibile quest'ultima notte, ci siamo trovati davanti a Mapfre, per cui eravamo di nuovo in testa alla classifica finale, poi c'è stato un duello abbastanza intenso a colpi di strambate e Mapfre ci ha sorpassato, quindi il morale era un po' andato a terra. E poi entrambi abbiamo visto passare davanti alle nostre prua per qualche miglio Dongfeng, arrivare dalla parte opposta, per cui alla fine la classifica finale ci posiziona al terzo posto, resta comunque la grande soddisfazione per un risultato che all'inizio era assolutamente inaspettato, e grazie ad una serie incredibile di ottimi risultati riusciamo a portare a casa un podio di cui sono veramente soddisfatto. Per cui un'ottima edizione, un'esperienza che mi porterò nel cuore per sempre. Sì, l'emozione ovviamente è fortissima, fino a qualche mese fa non pensavo nemmeno possibile il fatto di poter partecipare a una Volvo, e adesso averla finita mi sembra praticamente un sogno. E sicuramente è stata un'esperienza incredibile, difficile, ma allo stesso tempo incredibile, nel senso che ho fatto un grandissimo bagaglio di esperienza in un campo della vela che non conoscevo. Insomma, è stato un battesimo abbastanza estremo, ma sono veramente contenta di aver fatto questa esperienza. Sì, diciamo che nelle ultime tappe l'unica reale battaglia per la leaderboard era quella con Scalliwag, nel senso che comunque eravamo con i punti molto vicini. L'unico modo per batterli nella leaderboard era quello di ovviamente arrivare davanti a Scalliwag e mettere anche una barca in mezzo. Purtroppo Vestas per poco non è riuscita a mettersi tra noi e loro. Però sicuramente abbiamo dimostrato di ancora una volta di avere una buona velocità e di avere tutte le carte in regola per poter fare delle belle tappe, anche con meno esperienza rispetto a tanti altri equipaggi. Quindi sicuramente quello che abbiamo dimostrato nelle ultime tappe l'abbiamo continuato a dimostrare anche in questa, dove siamo appena arrivati.
sicuramente un gruppo di ragazzi con cui ho passato l'ultimo anno della mia vita. Abbiamo avuto dei momenti ovviamente difficili, momenti dove si è più stanchi, dove si è meno motivati, ma allo stesso tempo cerchiamo di rimanere un gruppo forte, di farci comunque forza vicenda. Dobbiamo renderci conto che tutti quelli che abbiamo vicino sono quelli poi in casi difficili saranno ad aiutarci, quindi sicuramente è un momento difficile per quanto riguarda ovviamente i nostri compagni di avventura, però allo stesso momento siamo tutti molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto e penso che con le persone con cui ho legato di più resteremo sicuramente amici per sempre. Siamo coperti le spalle per un anno intero, quindi probabilmente continueremo a farlo. Amici per una vita, ci siamo coperti le spalle, ci siamo davvero assicurati la sicurezza reciproca. Pensate cosa significa essere compagni di equipaggio su una barca lanciata a 25 nodi nei mari del sud. E adesso la festa, la conclusione festosa. Questo è Horace, il suo soprannome Orazio, Chen Jinhao, il velista cinese, uno dei due cinesi che erano a bordo, con il cappellino bianco, eccolo lì, Bruno Dubois, il capo di Ocean Challenge, che è l'agenzia di marketing sportivo velico dietro al Dongfeng Race Team, una storia che andrà raccontata in particolare perché è molto importante. Qui Caroline Brouwer si accanisce con lo champagne, con il povero Charles Caudrelier. Anche su Charles ci sono delle cose da dire e sentiremo un'intervista bellissima a caldo con Caudrelier in una prossima puntata di Vore Stories, perché Vore Stories non va in pensione, non chiude, è finita la Volvo Ocean Race, ma Vore Stories continua con una sorta di abbrivio. Abbiamo almeno 3 o 4 puntate da proporvi, molto belle, molto interessanti, molto importanti, con delle storie, delle note tecniche, dei personaggi. Andremo a scoprire da vicino delle altre sorprese, delle altre cose che è necessario vedere e sapere di questo giro del mondo che ha avuto un epilogo importante. Questi sono gli spagnoli di Mapfre, tra i delusi di questa giornata, ma Xavi Fernandez ha fatto una bellissima regata intorno al mondo. Prima avete visto toccarsi i capelli Blair Tuke, era uno dei due insieme a Peter Barling che rischiavano di essere i primi velisti a fare il triplete Olimpiadi, Coppa America e Giro del Mondo. Rinviata anche questa festa ad una prossima volta, così come noi vi rinviamo ai prossimi episodi di Vore Stories.